Segnali di ridimensionamento dell'attività economica nonostante una produzione industriale che in luglio ha segnato un modesto rialzo congiunturale dopo 2 mesi di variazione consecutivamente negativa, mentre ad agosto la fiducia delle imprese ha registrato un ulteriore calo, più accentuato tra le manifatturiere e quelle delle costruzioni. Si è aperta con queste indicazioni della nota mensile il set di pubblicazioni Istat di una settimana che si chiude con la conferma dell'inflazione di agosto con un indice NICA all'8,4%, mentre l'armonizzato IPCA è stato corretto di un decimale in rialzo al 9,1% ed è ora in linea con la variazione media registrata nell'Eurozona, ma vale segnalare che già in 2 regioni, il Trentino e la Sicilia, la corsa dei prezzi al consumo ha sfondato la quota del 10%. I dati sul mercato del lavoro del secondo trimestre dicono poi che gli occupati sono 175.000 in più rispetto al primo trimestre, più 0,8%, e 677.000 in più, più 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una dinamica che è coerente con la crescita del prodotto registrata finora. Infine, i dati sul commercio estero di luglio, dove a fare notizia non è tanto il segno positivo su importazioni ed esportazioni, ma la crescita del disavanzo commerciale, che è giunto a 361 milioni, un dato da confrontare con l'avanzo di 8,5 miliardi che avevamo a luglio dell'anno scorso, a pesare nella clamorosa bolletta energetica imposta al paese dai corsi di gas e petrolio.